centro dopo un lungo forte che sono destinate. Questo potere è solo quello di noi. Me lo avete fatto fare. Lo ha scritto Cho Seung-gui prima di iniziare la strage. Ma chi glielo ha fatto fare? A chi si riferisce? E qual è il movente vero della tragedia? Odio i ciarlatani, i ragazzi ricchi, la depravazione. Un ragazzo isolato, un ragazzo sbeffeggiato, un ragazzo incompreso. Per molti era un bel ragazzo, atletico, serio, con i capelli corti. Insomma, un giovane apparentemente normale? Ero uno come tanti. Quando la follia riesce a occultarsi dietro la normalità. Nascondevo dentro di me demoni quasi incontrollabili. Ma perché nessuno se n'è reso conto? Depresso, disadattato. Prendevo forti quantità di farmaci. Perché nessuno è riuscito a capire? Ho scritto molti racconti e testi teatrali. Una professoressa che li ha letti ha detto che erano così inquietanti da suggerire il ricorso ad uno psichiatra. Ma uno psichiatra ha mai analizzato il suo caso? Ho pianificato il massacro per almeno un mese. Ma come mai nessuno ha capito niente? Ho acquistato la prima rivoltella il 13 marzo. E ancora una volta nessuno è riuscito a prevedere il dramma che si stava compiendo. Perché? Come è potuto accadere? Sono queste le domande che rimbombano nella mente di ogni genitore americano e che arrivano anche in Europa e in Italia. Ebbene, in attesa che gli investigatori, gli psichiatri, gli educatori ci forniscono gli elementi, per quanto possibile, per capire e che i politici sappiano trovare la strada per sanare queste ferite nella società, noi vogliamo dare il nostro contributo entrando in presa diretta nel campus di Columbine, dove solo 8 anni fa una tragedia simile, con modalità analoghe, si abbatteva su vittime innocenti. Ma prima vogliamo cercare di entrare nella mente devastata di quei 2 ragazzi che quel giorno hanno ucciso amici, compagni e professori. Little Town, una cittadina non lontano da Denver, Colorado. È qui che le fantasie omicide di Eric, 17 anni, cominciano a prendere forma. Insieme ad un amico soprannominato Vodka, o semplicemente V, egli ha intenzione di commettere un atto di tale violenza da guadagnarsi un posto nella storia. Nell'aprile dell'anno prossimo, io e V ci prenderemo la nostra vendetta e scaleremo la classifica della selezione naturale. Basterà imparare a fabbricare bombe ad orologeria. Ne piazzeremo a centinaia su strade, ponti, palazzi, pompe di benzina, in qualunque luogo dove possano creare caos. Sarà come la rivolta di Los Angeles o l'attentato di Oklahoma City, la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, tutto mescolato insieme. Voglio lasciare un segno duraturo su questo mondo. Un anno più tardi, il 20 aprile 1999, Eric Harris e Dylan Klebold, un altro studente del liceo Columbine, uccidono un insegnante e 12 studenti e ne feriscono altri 23. A quel punto, rivolgono le armi contro se stessi. Questa è la storia di quel giorno. La storia di quello che è accaduto quel terribile martedì mattina, tra le 11.08 e le 12.08.
12 studenti e un insegnante uccisi, 23 feriti, un'intera comunità colpita al cuore, terrorizzata. Un massacro efferato senza apparenti spiegazioni, ieri come oggi. E mille domande alle quali tenteremo di rispondere con ricostruzioni basate su documenti, testimonianze inedite dei protagonisti e con l'analisi dettagliata di quello che è accaduto minuto per minuto, a cominciare dalle 11.08 di quel martedì 20 aprile. Sono le 11.08 del mattino. Eric Harris è a 3 minuti dall'ingresso del liceo Columbine. L'MBK è arrivato presto. Ora tutto ciò che vedo e sento è in qualche modo collegato all'MBK. È come un film dell'orrore. MBK è la sigla in codice del massacro che Eric e Dylan stanno per compiere. Sta per Natural Born Killers, Assassini Nati, un film di Oliver Stone che i due ragazzi amano molto. È la storia di Mickey e Mallory, due assassini di massa con un'infanzia disturbata, che i mass media trasformano in celebrità. Per Eric Dylan il film è come un'idea di redenzione. Anche loro, così come i protagonisti del film, sono degli esseri superiori. Sono certo che avremo dei seguaci, perché io ed Eric siamo dei. Non siamo semplici esseri umani. Abbiamo un corpo come gli altri, ma ci siamo evoluti più di voi, schifosi umani di merda. E ne siamo consapevoli. Ma perché Eric e Dylan provano questo senso di alienazione? La risposta, forse, va ricercata proprio in quella scuola. Mi avete sempre escluso dalle vostre cose più divertenti. Vi odio tutti e non venitemi a dire «è colpa tua», non è vero. Avevate tutti il mio numero e nessuno, cazzo, nessuno di voi si è mai degnato di farmi una telefonata. Nessuno, vaffanculo! Nella tacita gerarchia della Columbine High School, Eric e Dylan si vedono all'ultimo posto. Due tipici adolescenti introversi che stanno sempre assieme agli esclusi della scuola. I ragazzi più cercati sono invece quelli che brillano negli sport. Un gruppo a sé, con regole proprie e un proprio codice di abbigliamento, a partire dai cappellini bianchi da baseball. Sono una specie di casta, ma non esclusivamente composta da atleti. Ne fa parte solo chi veste in un certo modo, chi può vantare le ragazze migliori della scuola. Perfino gli insegnanti li trattano diversamente, come se meritassero più attenzione degli altri. Al momento di imbracciare le armi, Eric e Dylan non le punteranno subito contro questa elite. Molte testimonianze indicano che la loro sete di vendetta è rivolta a tutta la scuola. Hanno scelto di andare alla Columbine per uccidere. Non sono andati in una biblioteca o in una centrale di polizia. Sono andati lì perché odiavano proprio quella scuola. Odiavano l'ingiustizia di quella scuola, l'ambiente. Sia chiaro, non voglio giustificare quello che hanno fatto. Sto solo cercando di trovare delle risposte. Ci avete fatto passare degli anni di merda. E ora dovete pagare per le vostre schifose ingiustizie. E non potrete neanche farci nulla, perché noi moriremo con voi. Ore 11.09. La mensa della Columbine High School comincia a riempirsi di studenti per la pausa pranzo. In un momento imprecisato della mattinata, Eric e Dylan sono riusciti a collocarvi due ordigni al propano da 7 kg circa ciascuno. Entrambi sono programmati per esplodere alle 11.17, proprio nel momento di massima affluenza di studenti. Il progetto prevede di uccidere il maggior numero possibile di persone con l'esplosione e di finire i sopravvissuti a colpi d'arma da fuoco. Forse a causa del cambio della cassetta, le telecamere interne non riprendono il momento in cui i due piazzano gli ordigni. Eravamo alla terza ora, un'ora di filosofia. Ricordo che facemmo un compito in classe sulla filosofia cinese. Eric, in genere, ci teneva molto a questi test e quindi rimasi molto sorpreso di non vederlo quel giorno. Quando suonò la campana e iniziammo la quarta ora, notai che Eric non c'era ancora e che neanche Dylan era in classe. Era davvero strano. Una stranezza, l'assenza di Eric e Dylan dalle lezioni appare solo come una stranezza. Nessuno può neanche immaginare quello che i due hanno in mente. A scuola ci sono andati e hanno già piazzato due bombe alla mensa. Sono
le 11:10 il timer è fissato dopo solo 7 minuti. John Savage, amico dei due, ha appena finito la lezione di musica. Ore 11:10. Un altro studente della Columbine, John Savage, di 17 anni, ha appena concluso l'ora di musica. Ciao. Quel giorno arrivai a scuola presto e misi a finire i compiti. Era uno di quei giorni in cui non ti aspetti che succeda nulla. Avevamo appena concluso l'ora di musica, studiavamo gli strumenti a corda. Ero indeciso se andare ad esercitarmi un po' nella sala musica della scuola oppure se andare in biblioteca. Tra gli insegnanti in servizio quel giorno c'è anche Dave Sanders. Buongiorno. Insegna educazione fisica ed è molto popolare tra gli studenti perché sa tirare fuori il meglio anche tra i meno dotati nello sport. Patty Nilsson, invece, è un insegnante di 35 anni che lavora part-time. Normalmente, dopo la sua lezione di arte, la Nilsson torna a casa. Il 20 aprile del 99, però, è di turno per sorvegliare i corridoi che si riempiono per la pausa, nella zona attorno alla mensa. Sono le 11:11. Dopo la lezione di scrittura creativa, in genere mi vado a fare una sigaretta. È una cosa che faccio ogni giorno, una passeggiata e una sigaretta. A un certo punto notai che Eric si stava avvicinando. Era mancato nelle prime due ore e quindi decisi di andare a parlargli per capire cosa fosse successo. Lo chiamai prendendolo un po' in giro. Lui si mise a ridere e mi prese un po' in giro a sua volta. Retrospettivamente, immagino di essere stato molto fortunato. Lo stavo quasi insultando, eppure non mi ha sparato. Quella tra Eric, qui inquadrato, e Brooks è un'amicizia piuttosto tempestosa. Un anno prima, infatti, Brooks ha trovato il suo nome sul sito di Eric, vicino ad una minaccia di morte. Sul sito c'era scritto che Eric stava costruendo bombe e detonatori e che voleva uccidere Brooks Brown. I genitori di Brooks denunciano le minacce di Eric alla polizia. Non è la prima volta che il nome di Eric viene segnalato alla polizia. Sfortunatamente, gli agenti non riescono ad accedere al sito del ragazzo. Per di più, la denuncia viene smarrita. Di 1000 ettari, più o meno. Se avessero preso quella denuncia sul serio, Eric sarebbe stato arrestato e la strage della Columbine non sarebbe mai successa. Nel frattempo, Brooks Brown ha fatto pace con Eric. Forse sarà proprio questo a salvargli la vita. Ma che cosa ti è successo? Non c'eri alla terza ora, ti sei perso il compito in classe. Ormai non conta più. Mi guardava fisso. Gli dissi: sei un cretino, hai saltato il test. Lui rispose che ormai non gli interessava più e aggiunse: Brooks, tu mi sei simpatico. Vattene via di qui al più presto. Vattene a casa. Sono state fatte varie ipotesi sul perché Eric non mi abbia ucciso. Io, personalmente, mi sono fatto l'idea che non abbia voluto uccidermi. John Savage decide di andarsene in biblioteca a ripassare. È proprio in quell'aula che si verificherà il maggior numero di morti. È una strage premeditata. È da almeno un anno che Eric e Dylan hanno lucidamente messo a punto il loro piano ed ora è giunto il momento di entrare in azione. Sono le 11:12. Ore 11:12. Eric e Dylan arrivano a scuola con un vero e proprio arsenale. Dopo il massacro, la polizia conterà due fucili, due pistole da 9 mm e 99 bombe, tra cui quelle al propano piazzate nella sala mensa
e trappole esplosive in ognuna delle loro automobili. Eric e Dylan ci hanno messo un anno per mettere insieme tutte queste armi. Il loro obiettivo, cancellare la loro scuola dalla faccia della Terra. Grazie ad un video inedito, girato un mese prima dell'attacco, si può comprendere quale fosse realmente il progetto di Eric e Dylan. È molto leggera. Questa ricostruzione si basa sulle immagini di quel video. A girare è Dylan. La videocamera esplora la camera di Eric. Eric parla di una dozzina di nascondigli in cui si trova il loro arsenale. Sono tutti impacchettati qui dentro. Ma come hanno fatto due ragazzi a mettere insieme un così grande numero di armi letali? Questa domanda non trova ancora una risposta. I genitori di Eric, dal giorno del massacro, non hanno mai reso dichiarazioni pubbliche. Ma la fine di quel video rivela quanto Eric fosse consapevole della sua capacità di fingere. Qui non sta succedendo niente. Niente. Saranno i 15 minuti più eccitanti della mia vita. Dopo che avremo piazzato le bombe, ci metteremo ad aspettare. I secondi sembreranno delle ore. Dio, non vedo l'ora. Ore 11 e 15. Nel parcheggio della scuola, in un angolo discosto, Neil Gardner sta pranzando insieme a Andy Martin, addetto alla sicurezza della Columbine High School. Gardner è un agente di polizia che ha il compito di proteggere gli studenti e gli insegnanti della scuola. Gli è capitato spesso di vedere Dylan Klebold. Al contrario, non conosce Eric Harris, né sa che sia lui che Dylan in passato hanno avuto dei problemi con la polizia. Gennaio 1998. I due ragazzi rubano da un furgoncino alcune attrezzature elettriche e vengono arrestati con l'accusa di furto con scasso e appropriazione indebita. Al processo i ragazzi vengono condannati a seguire dei corsi di recupero per giovani a rischio. Terminato il suo corso, Eric dà l'impressione di essere pentito. Posso affermare con soddisfazione che con l'aiuto della classe e di altre istituzioni voglio ora provare a controllare la mia rabbia e le mie reazioni violente. Ma il diario di Eric racconta un'altra storia. Ma l'America non era il paese della libertà? E che razza di libertà è se non posso neanche derubare un pezzo di idiota dei suoi averi che ha lasciato in bella vista nel suo cazzo di furgoncino, in una cazzo di terra di nessuno, in un merda di venerdì sera? È selezione naturale. Quel coglione merita la morte. Quando i due ragazzi vengono a contatto con la legge, emerge l'esistenza di un mondo parallelo. All'esterno, Eric e Dylan si mostrano redenti e pentiti. Dentro, però, sono uniti da una rabbia repressa. La mia rabbia dopo l'incidente di gennaio sarà senza fine. E poi la vendetta verso il Commons. Ore 11 e 16. Il Commons è la tavola calda della Columbine High School. Eric e Dylan hanno progettato l'attacco in ogni dettaglio. Le bombe esploderanno nel giro di un minuto. All'interno ci sono 480 studenti, circa un quarto dell'intera scolaresca. Richard Castaldo sta andando a incontrare la sua amica Rachel Scott. Hanno deciso di mangiare qualcosa insieme nei pressi dell'ingresso ovest della scuola. Con i loro soliti trench addosso, Eric e Dylan non destano particolare attenzione. Di lì a pochi secondi, l'attacco alla scuola avrà inizio. Ciao, come va? Quando mi sono seduto per mangiare qualcosa, vidi due ragazzi che avanzavano sulla mia sinistra. E a quel punto tirarono lì per lì, non sapevo cosa fosse, poi seppi che era una pipe bomb. La lanciarono, ma non scoppiò, pensai. Deve essere uno di quei soliti scherzi idioti che si fanno alla fine della scuola. Perché la scuola stava appunto per finire. Ma Richard si sbaglia, non è uno scherzo. Quei due fanno sul serio. E la prima vittima della strage è proprio quella ragazza seduta vicino a lui. Go,
Prima colpì Rachel, ma poi, nel giro di mezzo secondo, ricordo che guardai con la coda dell'occhio e mi rannicchiai a quel punto. La prima volta che ho sentito i colpi di pistola, non mi sono reso conto di che si trattava. Era difficile ammettere a me stesso che erano colpi di pistola, finché non ho sentito colpi di arma da fuoco pesante e poi un'esplosione. A quel punto ho iniziato a correre. La prima cosa che ho pensato è stata quella di chiamare mio padre. Brooks mi ha chiamato. Mi ha detto: papà, a scuola sta succedendo una sparatoria. E immediatamente ho pensato ad Eric. Ore 11 e 17. Ho visto che hanno lanciato un paio di granate sul tetto che sono subito esplose. Poi hanno preso a sparare con i fucili verso il parcheggio. All'interno della scuola nessuno si rende conto di quello che sta succedendo. Qualcuno pensa alla solita bravata degli studenti più grandi. Dave Sanders, invece, si rende subito conto che si tratta di qualcosa di molto più grave. Che tu venga immediatamente alla mensa. Neil Gardner riceve un allarme via radio dall'interno della scuola. Sul momento, però, pensa che si tratti di un problema da poco. Aiuto! Certo. Ti aiuto io. C'è una pistola, ok? C'è un altro ragazzo, gli hanno sparato in faccia. Sparato in faccia? Metà del suo volto è dilaniato. Ok. Ce n'è un altro. State calmi, sembra che fuori qualcuno stia sparando. Calmi, state calmi. Voglio che usciate tutti da questa parte, solo da qui. Non passate attraverso il parcheggio. Polizia, contea di Jefferson. Sì, sta succedendo qualcosa di terribile alla Columbine. Sono state colpite varie persone. Ok, riesci a vedere cosa sta succedendo? Non saprei, c'è una ragazza a terra. Dicono che è paralizzata. Credo sia stata colpita, ma non okay, è stato certo. Ok, resta in linea. Nel giro di pochi secondi, Dave Sanders e altri due impiegati della Columbine High School sono riusciti ad evacuare la mensa. Le bombe di Eric e Dylan stanno per esplodere da un momento all'altro. Fortunatamente, però, qualcosa non funziona. Sean Graves, ferito, sta tentando di salvarsi raggiungendo la mensa. Sente i passi di uno dei due assassini che provengono dal corridoio. Fa finta di essere morto. Quando arriva Dylan, trova la mensa apparentemente vuota. Non ci sono bersagli facili. Dave Sanders, intanto, tenta disperatamente di salvare il maggior numero di persone possibile. Da queste parti, rimanete fermi, immobili, chiaro? Mi raccomando. Nei due minuti successivi, Sanders corre su e giù per i corridoi e le classi per cercare di fornire agli studenti qualche forma di protezione. In un laboratorio di scienze del piano superiore, Aaron Hensi, 17 anni, sta terminando un esperimento iniziato a casa. Era l'ora di pranzo. Io me ne stavo in laboratorio quando improvvisamente ho sentito delle urla. Una cosa orribile. Non mi era mai capitato di sentire quelle urla e quei rumori. Poi ho visto il pavimento e i muri muoversi. Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Alla fine entrò in aula un insegnante e ci disse quello che stava capitando. Mettetevi dietro le sedie, stesi per terra. Chiuderò la porta. L'insegnante entrò e ci disse di buttarci dietro le sedie e stenderci. C'era qualcuno che stava sparando all'impazzata. Poi ci disse che aveva chiuso a chiave la porta. Volendo, noi potevamo uscire, ma eravamo al sicuro, perché nessuno poteva entrare. È esattamente quello che volevamo fare da anni. È meraviglioso. Avanti. Thank you.
emergenza? Sì, chiamate dalla Columbine. Sì, ok, chiaro. Ci sono delle armi automatiche, sì. Capito? Bene. Mandate moltissimi dottori e infermieri, mi raccomando. Neil Gardner è il primo agente di polizia ad arrivare sul posto. Codice 33. Hanno sparato dei colpi. Spari nell'edificio. Per un attimo, Gardner crede di aver colpito uno dei due ragazzi armati. Molti spari, codice 33. Finito lo scontro a fuoco con Gardner, Eric e Dylan danno inizio all'attacco dentro la scuola. Una sparatoria. Ci dice che i due sospetti sono appena entrati nell'edificio. Fammi passare! Beh, la prima cosa che ricordo è una donna che entra correndo nella biblioteca e ci dice: tutti sotto i tavoli, c'è un tipo qua fuori che ha un fucile. Sì, proprio così. E capii subito che la situazione era molto grave. Tutti a terra! Sotto i tavoli! Ho detto tutti a terra! All'inizio nessuno si rese conto della situazione. Ma che sta dicendo? Che cosa ha da urlare? Poi la donna ha ripetuto: tutti sotto i tavoli, forza! A quel punto finalmente la gente ha capito ed ha iniziato a nascondersi. Sul momento pensai che uno squilibrato fosse entrato nella scuola e stesse terrorizzando tutti con una pistola. Non potevo neanche lontanamente immaginare che potesse essere uno studente. Uno studente della Columbine che stava ammazzando dei suoi compagni. Mi sedetti a terra ed attesi in silenzio. Speravo solo di non venire ammazzato. Polizia Contea di Jefferson. Buongiorno, sono un insegnante della Columbine. C'è uno studente che ha sparato verso la finestra. Sono dentro la Columbine. Ok, qualcuno è stato ferito? Sono dentro la Columbine. Come sta lo studente? Io non so dove sta lo studente. Lei è stata ferita? Sì, sono ferita. Ok, faremo di tutto per intervenire al più presto. Rimanga in linea. Oh mio Dio! Assicurati che i laboratori siano chiusi. Sì. Dave Sanders sta ancora cercando di liberare i corridoi. Nel frattempo alla scuola arrivano altre 5 unità della polizia. Sanders è gravemente ferito. Il massacro dentro la scuola sta per cominciare. Il sangue freddo del professor Sander ha salvato la vita a numerosi studenti, come ha fatto anche il professor Livio Librescu nella strage di 2 giorni fa al Virginia Tech. Ma in entrambi i casi il loro eroismo non è servito a metterli al riparo dalla follia omicida. Intanto al Columbine sono le 11:26. Ore 11:26. Lo studente Aaron Hensi è ancora rinchiuso nel laboratorio di scienze. Arriva una delle sue insegnanti. Sta cercando qualcuno in grado di prestare un primo soccorso. Gli disse che avevo qualche nozione e mi precipitai con lui nel corridoio. Si sentivano le esplosioni di altre bombe e i colpi di fucile. Da un momento all'altro avrei potuto trovarmeli davanti. Dave Sanders si trascina fuori dal corridoio. Arrivato vicino al laboratorio di scienze perde i sensi.
Le sue condizioni sono gravissime. Passando dalle porte posteriori, entrammo nel laboratorio e trovammo Davis Sanders a terra. Signor Sanders, non si preoccupi, siamo qui per aiutarla. Sono Aaron. Sta arrivando anche l'ambulanza. Quando arrivai da Dave era ancora cosciente, perfettamente consapevole di che cosa stava succedendo. Ma perdeva molto sangue. Mi resi conto che molto probabilmente era stato colpito al petto, da distanza ravvicinata. Dovremmo girarla su un fianco, ok? Aaron si rende subito conto che Dave Sanders è stato colpito ad entrambe le spalle. Ha freddo? Vidi che aveva due fori. Aveva preso due colpi ed erano due brutte ferite. Per fortuna era ancora cosciente e si rendeva conto di quello che stava succedendo intorno a sé. Meno grave di quello che sembra. Sta andando benissimo, continui così, signor Sanders. Provo a chiamare il 911. L'insegnante Teresa Miller prova a chiamare la polizia, ma le linee sono sempre occupate. Speravo di poterlo fare uscire perché aveva bisogno di cure, forse addirittura di essere operato. All'esterno della scuola sono ormai arrivate 6 unità della polizia. Alcuni agenti hanno cominciato a prendersi cura degli studenti terrorizzati o feriti nel parcheggio. Altri invece circondano la scuola. In base alla procedura che dà la priorità al contenimento di una situazione di crisi, nessuno tra i poliziotti entra nella scuola per affrontare gli assassini. Mentre la polizia resta fuori dall'edificio, come è accaduto anche nell'ultima strage di 2 giorni fa, i 2 allievi divenuti killer percorrono indisturbati i lunghi corridoi della scuola, arrivano nella biblioteca dove si nascondono 56 studenti terrorizzati. È la parte più brutale del loro piano. È il momento della follia omicida. Sono le 11:29. Sono le 11:29. Non sono sicura. In piedi! Tutti quelli con il cappellino bianco, in piedi! Questo è per tutto lo schifo che ci avete fatto vivere negli ultimi 4 anni! Ci dissero di uscire perché volevano far saltare in aria la biblioteca. Pensai, beh, se fanno saltare la biblioteca vuol dire che non ce l'hanno con noi, forse non faranno del male a nessuno. Perciò decisi di alzarmi, convinto che sarebbe bastato alzarsi e andarsene, e quell'orribile storia sarebbe finita lì. Ma quando vidi che nessun altro si alzava, rimasi anch'io a terra. Molto bene, allora comincerò a sparare. Oh mio Dio, sono qui. Sono qui. Resti in linea, signora, va bene così. Si sta comportando molto bene. Pronto? Ci hanno detto che qualcuno è entrato nella biblioteca, è nell'edificio, è dentro la biblioteca. Entrarono nella biblioteca e fecero alcuni passi. Ad un certo punto mi passarono vicino e a quel punto li riconobbi. Li conoscevo benissimo. Erano 2 studenti, 2 ragazzi come tanti altri. Sembravano come impazziti e stavano facendo saltare in aria tutto, sparando all'impazzata. E io pensai, ma che diavolo stanno facendo? Che stai facendo? Uccidiamo qualche poliziotto. Sparano! Ora stanno sparando nella biblioteca. Siete patetici. Bubusettete? Volete morire, eh? Beh, tra un po' moriremo tutti. Faremo saltare in aria la scuola. Disse qualcosa come sporco negro o qualcosa di simile. Io sapevo perfettamente con chi ce l'aveva. Reb! C'è un negretto qui. Forza!
Vieni. Dopodiché sentii altri spari, colpi di fucile. Wow, non ci posso credere. Ce l'ho fatta. Pensai che l'avessero ucciso. Non potevo vederlo, lo immaginavo, anche se speravo che non fosse vero. Chi è pronto a morire? Aaron Hensi cerca in tutti i modi di mantenere Dave Sanders cosciente. Lo aiutano un insegnante, un altro studente, ma anche suo padre, che dal telefono gli dà consigli utili. Aaron tira fuori dal portafogli di Sanders le foto della famiglia per farlo parlare dei suoi cari. Fu una cosa molto utile. Lo aiutò ad uscire fuori, anche mentalmente, da quel momento così orribile. Cercavo di farlo pensare, almeno per un attimo, non alle cose che gli procuravano dolore, ma a quelle che erano per lui fonte di gioia e consolazione. Aprite bene le orecchie, dannati pezzi di merda! La scuola è morta, capito? Sono nel retro adesso. Vedo del fumo uscire dall'edificio. Sento delle urla. Uccidermi. Tu credi in Dio? Sì. Perché? Perché i miei genitori mi hanno fatto crescere così. La linea telefonica che Patty ha lasciato aperta ha registrato tutti i colpi di pistola del massacro in biblioteca. Oh mio Dio, stanno sparando qui! Durante la sparatoria, potevi sentire Dylan dire una serie di cose alle persone prima di ammazzarle, cose che Eric invece non faceva. Ci fu una grossa differenza di comportamento fra i due. È molto difficile sentire le voci, soprattutto per me che conosco sia le vittime che i carnefici. Vedevo i suoi stivali, si stava avvicinando sempre di più, passando attraverso gli scaffali dei libri. Pensai, ci siamo, è arrivata la mia ora, morirò da un momento all'altro. Vi assicuro che fu una sensazione orribile. Chi c'è là sotto? Dimmi come ti chiami. Gli dissi, sono John, perché Eric un po' lo conoscevo e speravo si ricordasse che non ero uno dei fighetti della scuola. L'avevo sempre trattato con rispetto, non l'avevo mai preso in giro. John Savage? Sì. Dylan, che stai facendo? Sto uccidendo. Fu orribile. Poi l'ho guardato e gli ho chiesto, hai intenzione di uccidermi? E lui, cosa? Perché con tutti gli allarmi e le sirene non si sentiva bene. Allora gli ho ripetuto, hai intenzione di uccidermi? Hai intenzione di uccidermi? No, esci fuori di qui. Corri. Vattene. Corri! Mentre John scappa dall'incubo, la polizia finalmente è accorsa in forze. Gli agenti sono a poche decine di metri dalla biblioteca, avvertono nitidamente gli spari, ma nessuno interviene.
per almeno un'altra mezz'ora nessun agente entra nella scuola. La polizia non ama che questo venga ricordato, ma mentre quei ragazzini innocenti venivano brutalmente ammazzati nella biblioteca, le porte di quell'aula erano aperte. I poliziotti dall'esterno sentivano le urla di terrore dei ragazzi, gli spari, e se ne stavano tranquillamente appoggiati alle loro macchine. Ascoltavano senza far nulla per entrare e liberare gli ostaggi. Li hanno lasciati massacrare, e questo è inaccettabile. Oggi ti raccontano che hanno salvato gli altri ragazzi. Beh, non bisogna credergli, quei ragazzi si sono salvati da soli. Sono riusciti a scappare senza l'aiuto di nessuno. Per esempio Lisa Croats è stata colpita ed è rimasta sdraiata a terra per tante ore. La polizia ha detto di averla salvata, stava perdendo sangue, non era cosciente. Solo alle 3:45 del pomeriggio la polizia l'ha presa. Lei è tra i fortunati, è riuscita a sopravvivere. Temevo che Eric e Dylan potessero cambiare idea e mentre correvo pensavo, e se adesso si girano e mi sparano? In quegli istanti compresi quanto è breve la vita. Quando sei giovane pensi che non finirà mai, che sarà eterna. E invece non è così. 7 minuti, tanto dura il terrore in biblioteca. Poi d'improvviso alle 11:36 è tutto finito. Ivan Todd. Dylan si trova davanti uno degli atleti più celebri della scuola, Ivan Todd, gravemente ferito. Lo minaccia, lo insulta. Ma non lo uccide. E ora che facciamo? Vuoi andare alla messa? Ho un'ultima cosa da fare. Ormai a Dylan resta solo la rabbia repressa. Eric e Dylan lasciano la biblioteca. 12 studenti sono già morti, 23 gravemente feriti. Hanno ucciso a caso, non hanno scelto le vittime. Sono le 11:36, ma la scuola è ancora piena di studenti e di insegnanti terrorizzati. Ore 11:36. Ok, cercate di stare in silenzio. Dappertutto nella scuola sono nascosti centinaia tra studenti e insegnanti. Ad un certo punto, mentre Teresa era ancora al telefono e cercava di guardare all'esterno per capire cosa stesse succedendo, vide Eric e Dylan scendere nella sala. Stavano ricaricando le armi, proprio di fronte alla classe. Le porte avevano un vetro e quindi loro potevano vedere all'interno. Scappai di corsa. È stato uno dei momenti peggiori di quel dannato giorno. Erano a pochi passi da noi. È ancora cosciente? Sì, David Sanders. Si chiama David Sanders. David Sanders, ok. Il giorno dopo, seppi che Dave era morto. È stato uno shock. Lui era sicuro che l'avremmo portato fuori e che ce l'avrebbe fatta. Non riuscivo a pensarci. Io ero stato il primo a soccorrerlo. Avevo fatto il possibile. Eric e Dylan ora sembrano muoversi per la scuola senza una meta precisa. Il diario segreto di Eric e le registrazioni video trasmettono l'impressione di una mente disturbata, agitata da progetti megalomani di distruzione. Dylan, al contrario, resta un mistero. Che Dylan abbia contribuito ad ideare il piano fin dall'inizio? Lo escluderei, ma che ad un certo punto ne sia restato ammaliato, questo sì, senza dubbio.
Tra i due la figura dominante era Eric. Ho parlato con sua madre, che mi ha raccontato di quanto Dylan si prendesse cura di Eric. Era sempre pronto ad aiutarlo. Lo proteggeva perché era solo e non aveva amici. Dylan invece ne aveva molti. Piaceva a tutti. Quando ho conosciuto Eric, e anche per molto tempo dopo, non ho notato questa sua rabbia. Parlo dei primi due anni. Non credo che nel secondo anno lui avesse avuto qualche problema, perché aveva fatto parte della squadra, aveva amici, facevamo tante cose insieme. Non aveva la stessa rabbia che è uscita fuori dopo. La scuola lo ha cambiato. È successa la stessa cosa anche a me. Odiamo i neri, gli italo-americani. Specialmente quei bianchi di merda. E sai cosa odiamo di più? I razzisti. Quelli che odiano gli asiatici, i messicani e qualsiasi persona soltanto perché di una razza diversa. Odio i fan del film Guerre Stellari. Che noia. Tornate alla realtà. Odio le persone che guidano sulla corsia di destra. Voi non sapete come si guida. Ore 11:44. Eric cerca di far scoppiare uno degli ordigni nella mensa. È il suo primo tentativo di suicidio dall'inizio dell'attacco. Io a quest'ora divento radioattivo. Un mese prima il medico ha prescritto a Eric un antidepressivo, lo Zoloft, un farmaco indicato nel trattamento di disordini ossessivi e compulsivi. Ciò nonostante, le condizioni del ragazzo hanno continuato a peggiorare. Eric prese lo Zoloft per 6 settimane. Al dottore, però, riferì di aver provato sentimenti omicidi e suicidi. Voleva farsi male e far male agli altri. Secondo lui era colpa di quel farmaco e anche i medici erano d'accordo, tant'è che la terapia fu sospesa. Gli prescrissero un altro farmaco, il Luvox. L'unica differenza era il nome. Durante l'autopsia di Eric, nel suo sangue verrà trovata una quantità terapeutica di Luvox. Nel sangue di Dylan Klebold, al contrario, non si riscontreranno tracce di droghe o farmaci. È la terapia sbagliata di Eric a ricoprire un ruolo chiave nella tragedia della Columbine High School? Oppure la risposta va cercata nella sua condizione psichiatrica, cui i farmaci cercavano di porre rimedio? Una cosa è sicura. Quando il padre di Eric sente gli spari, pensa immediatamente a suo figlio. Polizia, contea di Jefferson County. Mi chiamo Wayne Harris. Mio figlio si chiama Eric. Ho paura che possa essere coinvolto nella sparatoria alla Columbine. In che senso? Fa parte di quella che chiamano la mafia del trench. Ok. Ha parlato con suo figlio questa mattina, signor Harris? No. Nei 3 anni precedenti la tragedia della Columbine, ci sono stati 10 attacchi armati di studenti americani alle proprie scuole. In nessuno di questi sono morte più di 5 persone. Ma Eric e Dylan avevano in mente di ucciderne a centinaia. Nella speranza di capire che cosa li abbia portati a immaginare un simile massacro e ad attuarlo con una tale freddezza, è stato analizzato ogni aspetto della loro breve vita. La risposta, forse, è che non esiste una sola causa. Eric e Dylan, forse, sono solo il risultato di una serie di cause, di una serie di circostanze che hanno fornito loro mezzi e motivazioni per compiere un incredibile atto di terrorismo adolescenziale, facilitato a sua volta da omissioni e superficialità da parte della polizia, dei genitori, dei medici e della scuola. La teoria delle concause credo sia la più giusta. Ci sarebbero state milioni di possibilità di fermarli in tempo.
La polizia li avrebbe potuti bloccare milioni e milioni di volte. Avrebbe potuto contattare le famiglie, avrebbe potuto fare indagini un po' più approfondite. I genitori, poi, perché non sono entrati nelle loro stanze? Magari avrebbero visto quelle bombe, avrebbero chiesto: c'è qualcosa che non va? Ci sono state centinaia di volte in cui sarebbe stato possibile intervenire prima. È quasi mezzogiorno. Eric e Dylan si avviano per l'ultima volta verso la biblioteca. Una squadra composta da 6 agenti è finalmente pronta a fare irruzione nella scuola, ma da una porta nell'ala opposta dell'edificio. Una volta dentro, i poliziotti passano al setaccio le aule, una per una, lasciando la biblioteca per ultima. Ci arriveranno solo 3 ore e mezza più tardi. Dopo la tragedia della Columbine, la polizia ha rivisto le procedure di intervento riguardo alle cosiddette minacce imminenti. Ora, in caso di un allarme per una sparatoria, i poliziotti sono tenuti ad intervenire subito. Mezzogiorno e 2 minuti. Eric e Dylan arrivano nuovamente alla biblioteca. Davanti a loro un'orribile visione di morte, avvolta da un fitto fumo. Prima di togliersi la vita a pochi metri dalle loro stesse vittime, Eric e Dylan compiranno un'ultima azione di follia. Quelle videocassette registrate a casa da Eric e Dylan, c'era tutto. Anche se nessuno avrebbe potuto immaginare che quella fantasia malata si sarebbe trasformata in una realtà così spaventosa. No, pezzo di merda! Lo devi lasciar perdere, quel ragazzo! Se non lo fai, ti taglio quella dannata testa di cazzo e te la infilo nel culo! Così tossisci porpora per i prossimi 4 mesi! Non me ne frega un cazzo di quello che pensi. Se lo tocchi un'altra volta, tiro fuori il fucile e ti piazzo una bella pallottola in quella testolina di cazzo che ti ritrovi! Mi hai sentito bene, pezzo di merda, hai capito? Entrata e uscita della pallottola. Oh, I mean, not fucking up. Ok, cosa avete? Ok, cognome Harris. Sì, l'abbiamo preso. Li conosco, sono miei amici, li conosco. Uno di loro si chiama Dylan Klebold. Abbiamo preso. Puoi fare lo spelling del cognome? Hai sentito? Puoi fare lo spelling? How is Mr. Sanders done? How is Mr. Sanders doing now? He's still breathing.